Autonomy is an illusion. Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video. Finalmente siamo per il weekend di Modena. Pista totalmente nuova per noi e siamo tra i pochi del campionato, o forse quasi gli unici direi, a non aver mai provato questo tracciato. Si presenta bene da quello che è la vista, anche se un po' troppo piccolino. Più di qualche volta guardando video vari l'ho assomigliato ai cartodromi, soprattutto per i veloci cambi di direzione. Le dimensioni del tracciato di per sé molto ristrette, anche se la lunghezza alla fine risulta molto simile, direi, a tracciati come Maggione o come Varano, perché bene o male siamo lì sulle distanze. Prima di iniziare con il video però volevo ricordarvi di iscrivervi al canale cliccando qui in basso a destra, perché dalle statistiche si vede che una gran percentuale delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale, quindi non vi costa nulla, potete iscrivervi al canale cliccando in basso a destra nel pulsantino che appare nello schermo. Scusate se sono un po' sporco, ma ho fatto il tagliando alla macchina da poco, alla smartina. Detto ciò, possiamo quindi iniziare con le prove libere. Il primo turno di libere si è svolto al mattino alle 9, quindi pista sconosciuta. Meteo incerto fino alla sera prima, anzi faceva due gocce, poi toglieva, poi li rimetteva. Vabbè, tutto il caos possibile e immaginabile di questo mondo e quell'altro. Quindi, senza perderci poi troppo in chiacchiere, andiamo direttamente nel video delle libere 1. Thank you.
libere 1 finite, direi benone, perché non conoscendo la pista, avendo rodato la gomma nuova, sono comunque riuscito a fare il secondo tempo, che non è male. Adesso abbiamo tutto da capire, perché ovviamente, torno a ripetere, non avendo provato l'altra volta, non abbiamo riferimenti di setup da poter confrontare, pressioni, gomme, magari durezze molle e quant'altro. Quindi dobbiamo scoprire le cose e provarle man mano. Non è detto che si andrà sempre a migliorare, però abbiamo qualcosa da fare per le libere 2 e niente, non ci resta che lavorare e poi tornare di nuovo in pista. Le libere 2, non male visto che abbiamo fatto il primo tempo. Abbiamo avuto un po' di sciagura perché la macchina si va meglio, ma ho smarrito una GoPro. Vabbè, però non fa niente, dai, se ne può fare a meno, anche se mi dispiace, però mi dispiace più per la micro SD in realtà, che avevo appena messo, era nuova, quindi vabbè, non fa niente, dai, non è il male peggiore. Primo tempo con 1.8 e 89. La scorsa volta quando si è girato, diciamo che i tempi più o meno erano questi, poco più alti, quindi siamo scesi tutti rispetto a quelli che sono stati i tempi del test del 25 aprile.
Però c'è ancora tanto da capire. Ovviamente non possiamo stravolgere la macchina perché tra poco ci saranno le qualifiche, quindi gli accorgimenti da fare saranno minimi. Si metteranno su le gomme che abbiamo utilizzato per la qualifica di Varano e vedremo che cosa riusciremo a fare.
Purtroppo solo terzo tempo in qualifica, che non è male. Però, considerando come erano andate le libere 1 e libere 2, ci aspettavamo qualcosa di più. È cambiato qualcosa tra la gomma delle libere e la gomma delle qualifiche, ma non troppo. Adesso avremo qualche altro accorgimento da fare prima di gara 1, che si terrà tra poche ore. Abbiamo anche trovato un altro intoppo, che l'acceleratore praticamente si stava allentando un po' la gordina e praticamente stavo avendo sempre meno margine di acceleratore. Abbiamo risolto e niente, praticamente tra questo e qualche altro piccolo accorgimento da fare, l'ottica pre-gara è ottima. Detto ciò ragazzi, questo video finisce qui. Se non siete ancora iscritti al canale, vi ricordo ancora una volta di farlo cliccando in basso a destra e ci vediamo tra una settimana per il video di gara 1. Ciao!